Ciao ragazzi, bentornati da ZV nella nostra carriera allenatore con il Salford. Quest'oggi ragazzi, quest'oggi è l'episodio della verità. Quest'oggi è il Free Kid episodio della verità. Siamo ancora nel calciomercato, ma ragazzi adesso le cose si iniziano a fare veramente difficili. Allora, c'è la partita contro il Bristol che potrei anche giocare, però ragazzi... Cioè, io ho da comprare un difensore centrale e poi, non lo so, vorrei magari capire un attimino cosa fare con Van der Heide. Perché ho letto i vostri commenti e quasi tutti mi state scrivendo ZV, a malincuore devi farlo partire. Ragazzi, capite che se vendo anche Van der Heide veramente mi rimane solo Matarese, perché Jesse Tuominen diciamo che ha fatto la sua. Matarese gioca qua, offerta di 30 milioni per Danny Loader dalla Lazio, 21,82. Danny Loader trattiamo, perché va a vedere ragazzi che vendiamo pure Loader. No, io Loader lo vendo per 42 milioni, perché poi con quei soldi voglio prendere Calvert-Lewin, non per altro. Quindi facciamogli la richiesta di 44 milioni, così almeno ci insultano. 31 milioni e 4, no, è troppo poco, rifiutiamo. Per queste cifre veramente, ho capito che la Lazio, lo tito, ho capito tutto, ma proprio col mio Salford deve venire a rompere le palle. No, gioca con Caicedo. Allora, mi sa che queste partite continuiamo a simularle. E Isa intanto è stato venduto, siamo in casa contro il Bristol City. Vediamo un po' quanto facciamo, speriamo di vincere. Tolian, vi piace? Segna anche Tolian, bello, ed Acqua Evian, 3-0. Ok, gol, cioè esordio e gol per Tolian, alla grande. Acqua Evian diventa anche 81 di overall. Madonna raga, questo qua io pure che mi paghino la clausola rescissoria. È la fine, è veramente la fine se mi dovessero pagare la clausola. Allora, resoconto finale su Monachello. Ecco, Monachello ragazzi, io lo prenderei come attaccante, come bomber, dando magari appunto in prestito il nostro attaccante giovane, così almeno Monachello, boh, lo buttiamo nella mischia, è alto, comunque può buttarla dentro. Poi ricordiamoci che è nella lista trasferimenti, quindi non costerebbe nulla. Però secondo me proprio alla fine magari lo compriamo. Questo Nelson, ragazzi, mi piace veramente troppo. È tipo un Jadon Sancho che ci ha creduto un pochino di meno. La resistenza è poca, è 68. Però guardate poi le altre caratteristiche. C'è 94 di accelerazione, 97 di velocità scatto e 95 di dribbling. Calvert-Lewin, di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? E poi niente, c'ho un po' di giocatori da voler portare nel nostro Salford. Takumi Minamino sarebbe, secondo me, la persona adatta a rimpiazzare Van der Heide. E secondo me lui è perfetto, lui è veramente perfetto. Ma bisognerà vedere ragazzi, bisogna vedere da tutto quello che succede, perché ancora non è successo nulla, ancora non è praticamente successo nulla. Quindi avanziamo. Dipende tutto da Van der Heide. Dipende tutto da lui. Io ragazzi, finché non finisce il calciomercato non gioco. Non odiatemi, ma vabbè, tanto siamo in Championship, quest'anno si punta alla vittoria easy. Poi non ho detto che le simulo tutte, però adesso che c'è il calciomercato mi voglio concentrare un pochino di più sul calciomercato. 1-1. Gol di Danny Loader fuori casa, va bene, un pareggio che comunque non distrugge niente. Siamo ancora nelle zone alte, l'importante ragazzi è qualificarci. Tipo questa partita contro il Fulham mi sarebbe piaciuto un sacco giocarla, anche perché il Fulham è una squadra che viene dalla Premier. Offerta per Kergil dal Beşiktaş. Ah, bella offerta questa. Io Kergil, che molti di voi mi avete scritto, ma perché vendi Kergil che non è più difensori? Raga, Kergil lo vendo. Perché secondo voi? Perché poi Konsa andrebbe a fare il difensore centrale panchinaro. Cioè, sposterei Konsa in panchina e poi andrei a investire su un difensore centrale più forte. Ragazzi, non sono così idiota. Cioè, se lo vendo è perché faccio quei soldi per poi andare a prendermi un DC molto più forte, dato che ho circa 8 milioni da parte.
Comunque, simuliamo contro il Fulham in casa. 3-2! Doppietta di Danny Loader e gol di Aqua Evian. Grande vittoria dei nostri ragazzi. Grande vittoria. Danny Loader sta tornando a sognare e segnare, sì. Moa Ramos diventa 84. Grandissimo Moa Ramos che raggiunge l'overall quindi di Van der Heide. Sto Moa Ramos zitto zitto, è da 3 anni che deve partire e continua a crescere. A questo punto, raga, cioè, ce n'è a vendere un portiere 22enne 84? No. Bennis vuole giocare. Va bene, tanto siamo in coppa. Vediamo se sei da qualche parte titolare. No, non sei titolare, vabbè, allora facciamo così, giochi dalla panchina. Ma tanto devi andare in prestito, non rompere le palle. Giochiamo fuori casa, Carabao Cup contro Swindon, abbiamo una formazione da ultra turnover, però vinciamo lo stesso 3-0. Van der Heide si infortunia. Giusto perché, ragazzi, giusto perché le cose, questa qua è la legge di... aspetta, ce l'ho qua, la so. La legge di Murphy, che se le cose possono andare peggio, andranno sicuramente peggio. Questa è la legge di Murphy. Infortunato per 2 giorni, ok. Offerta per Kergil e accordo della cessione, quasi 5 milioni per Kergil. Quindi, ragazzi, io accetto. Tra l'altro, c'è una relazione finale su Bistrovic, che questo è un giovane talento, perché è un talento, 18-65, che ho trovato negli svincolati. Ma, chi cavolo potrebbe essere? Mandzukic? Non lo so. Di sicuro quello era un regen. Allora, Kergil, grazie per avermi concesso buona fortuna a Cantu Beşiktaş. E Bennis sarà per la prossima volta. Ma Bennis mio, bello mio, vatti a fare un giro in prestito. Comunque, Van der Heide rimane ancora lì. Io adesso provo per l'ultima volta e poi vediamo veramente cosa succede. Offerta per il trasferimento. Che cosa? 65 milioni e devo ancora andare a trattare. Ma il bar, ma si è venduta la madre. Cioè, tutti i tifosi hanno venduto la madre, hanno messo i soldi, hanno fatto la colletta per comprare Van der Heide. Il Burnley che tra l'altro, il Burnley è in Championship, quindi lo ribeccheremmo. Ma sapete che vi dico, ragazzi, a sto punto? Cioè, anche questo è un colpo al cuore, ma Pierino era diverso. Pierino, lui voleva restare. Van der Heide è da un anno che mi rompe i coglioni, che vuole andare via. Io chiedo 85 milioni. Hanno accettato. Cioè, con 85 milioni mi faccio... un po' mi viene da piangere, però, ragazzi. Cioè, sono sia felice che triste. Sono felicissimo e stanchissimo, ragazzi. Il Burnley è quinto, è in Championship. Ma quindi tu sei un coglione, Van der Heide. Ma perché cazzo volevi andartene per forza? Vai a giocare la Championship col Burnley. Ragazzi, adesso ultima partita per Van der Heide. Tra l'altro non ho cambiato nemmeno la formazione. Sto giocando con la formazione da turnover e vinciamo qua. Fa gol Frilkid, Tuominen. Ma che sta succedendo qua oggi? Cioè, per fare gol Frilkid fuori casa. Ma che sta succedendo oggi? Ma offerta per il prestito di Matarese? No, non se ne va. Qua intanto ci sono degli spoiler. Siamo primi in campionato, ragazzi. Mamma mia Van der Heide. Mamma mia Van der Heide. Mamma mia Van der Heide. Ragazzi, adesso mi sa che se ce lo vendono veramente ci facciamo 2 squadre. Ed è venduto. Venduto anche Kergil. Ragazzi, ci stiamo rendendo conto. Questo episodio Frilkid episodio, per non dire Frilkid, ormai Frilkid lo uso come parolaccio. Ragazzi, Van der Heide venduto. Oh, Dio mio, mon Dieu, 72 milioni, con Kergil 75 milioni, poi ne avevamo anche da parte. Quanti soldi abbiamo, insomma? 85 milioni! Mi sento male! 85 milioni, mi compro un'altra squadra! Me lo compro il Burnley adesso. Cioè, ma vi rende... Ma io veramente
Meglio un giorno da Pierino che 100 giorni da Van der Heidi. Che infame del cazzo Van der Heidi. Io gli avevo dato la titolarità, gli avevo dato, l'avevo fatto crescere, l'avevo comprato a quanto? 1,5 milioni da una squadra in Olanda che il mister faceva come secondo lavoro il contadino, e adesso questo mi fa il muso duro per un anno e il coglione va a giocare al Burnley. Io posso dire, ok, vuoi fare il figo, rompi le palle, dici che vuoi andare via, vai a giocare al Paris Saint-Germain, ti becchi un botto di soldi, vai a giocare al Real, al Barcellona, al Liverpool, squadre comunque con una storia, vai a giocare alla Juve con Cristiano Ronaldo, ma porca troia, ma non andare al Burnley che state pure sotto di me in Championship. Giocatori così io veramente ho perso tutta la stima. E adesso, cioè adesso bisogna scegliere il nuovo capitano. Io per adesso, ragazzi, metto Moa Ramos, perché Matarese comunque non è titolare, però sappiamo tutti che il vero capitano è Matarese, e se ci dovranno e dovessero essere comunque trofei da alzare, io lo metto e lui alzerà il trofeo. Però ragazzi, quello che vi dico, scegliete un capitano da far giocare, perché a parer mio quelli comunque più, che comunque sono qua da più tempo, sono Moa Ramos e Loder. Quindi scegliete qua sotto nei commenti. Però adesso ci si diverte. Mo son cazzi, Championship, mo son veramente cazzi. Io direi di fare una piccola offerta per Takumi. Io con questi soldi, ragazzi, non voglio fare la pazzia di spenderli tutti in un giocatore. Ma anzi, ci facciamo proprio una bella squadra coi controcoglioni per l'Europa League l'anno prossimo. Takumi Minamino. Cioè, Takumi Minamino io lo voglio comprare. Andiamo a fare una trattativa col club, perché ok che mo abbiamo sti 33 milioni, però se non li andiamo a buttare così, forse anche meglio. Facciamogli un'offerta per il cartellino. Per il giapponese io gli offro 15 milioni. So che vuoi venire, Takumi. 22 milioni e 6. Cifra comunque accessibile. Io gli faccio un'offerta di 20 milioni. Puliti, super clean. E scusa, quanto vogliono? 22 milioni e 6. Ancora 22 milioni e 6. Va bene. Ti faccio un'offerta di 21 milioni e mezzo. Giusto perché sono un testa di Free Kid e voglio solamente vincerla io. Mi sembra un'offerta equa, 21 milioni e mezzo per Minamino, 27 anni, 79. Quindi Minamino, ragazzi, prenderà il posto di Van der Heidi sulla sinistra. Secondo me è un super acquisto, anche perché ce lo vedo al Salford, un giocatore come Minamino, che comunque ha fatto la sua esperienza con Liverpool, poi ha floppato, è andato a giocare in questa squadra che minimamente non so nemmeno il logo, che cazzo di squadra sia. E niente, adesso gli voglio ridare un'altra possibilità, appunto, di far capire al mondo il suo vero valore. Ti nego la clausola rescissoria, perché altrimenti sarei un pazzo. Perfetto. E siccome hai fatto il bravo, ti do lo stesso stipendio, anzi te lo alzo a 36.000. Che dici, Minamino? Accetta alla grande. Il primo giocatore arriva, Takumi Minamino, ha ingaggiato un fuoriclasse. Ragazzi, Evian, Barro, Loder e Minamino. Eccolo qui, Minamino. Può fare COC, ATT ed ED. L'unico posto in cui lo utilizziamo noi è esterno sinistro. Va bene, ZV. No, vabbè, a parte gli scherzi, potrei fare Barro prima punta con Evian esterno destro e Loder COC. Però Loder non lo so, ragazzi. Cioè Barro secondo me è perfetto anche come esterno, perché è molto più veloce e soprattutto è alto 1,83. Loder è alto, no, non cambia un cazzo l'altezza. Minamino un pochino basso, però vabbè, piede debole, c'ha 4, 3 stelle skill, buonissima velocità. Tipo, no, sì, ragazzi, roccia. Porca miseria, la roccia ci abbiamo, raga. Ci abbiamo la roccia. L'unico che c'ha roccia, mi sa. Sì. L'unico che c'ha roccia. Bello, c'è infortunio facile. Vabbè, meglio non guardarlo. Va bene, il primo acquisto è arrivato, raga. Adesso, DC, difensore centrale. Io direi. Compriamogli il connazionale, se no scusate, Cioè, già le camere in hotel sono fatte.
Scuffè con Matarese, Luismi con Frilkid. Insomma, raga, le camere sono fatte. Quindi io direi un bel Tomiyasu per affiancare Minamino. Secondo me ci sarebbe. Anche perché Tomiyasu comunque, cioè, non è da prendere per il culo. Non è assolutissimamente da prendere per il culo un difensore così. Però, altrimenti, ragazzi, potremmo... No, mamma mia, vi immaginate il ritorno. Maguire mi sarebbe piaciuto per dare un po' di, comunque, caratteristiche inglesi alla squadra. Un ipotetico ritorno di Enzo Zidane, però secondo me è ancora presto, è in Premier, facciamolo giocare, facciamolo divertire. Chilwell costa come non so cosa, Maddison pure. Mahrez non sarebbe male, ma costa troppo, ha 31 anni. Moise Kean costa troppo, Shaqiri, Oxlade-Chamberlain, Foden, questo qua costa un boato. Matip, no raga, mi sa che a sto punto io vado proprio su Tomiyasu, perché secondo me 23-78 è meglio di un Matip 31enne. Alla fine siamo in Championship. Matip l'avrei comprato fossimo stati in Premier League, perché ok, te la fa la differenza, ma siamo in Championship, anzi preferisco comprare giocatori così per farli crescere. Quindi io vado dal Bologna, mi presento con un'offerta di 15 milioni super blanda, loro ne chiedono 16 milioni e 7, io ragazzi accetto, in questo modo prendo Tomiyasu, che a parer mio è un ottimo difensore, quindi Demiral, anzi bello, Demiral, Tomiyasu e poi quell'altro che non l'ho ancora, cioè non lo conosco ancora benissimo, però magari il terzino destro al massimo dopo lo cambiamo, ma è appena arrivato, voglio dargli fiducia, mi avete detto tutti che è un ottimo acquisto e vi ricordo che siamo in Championship, magari il terzino destro, ecco, lo cambieremo per la Premier League. Stipendio di 30.000 e tra l'altro ci rimangono circa 40 milioni per fare un altro colpo. E ragazzi, io adesso non so se provare a fare il colpo della Madonna, Pasalic a centrocampo, oppure io, raga, vorrei veramente Nelson. Io vorrei veramente Nelson. Veramente Nelson. Calvert-Lewin pure non sarebbe male, eh. Calvert-Lewin. Madonna mia, questo qua è fortissimo, raga. Questo qua è fortissimo. Però dovessi prendere Calvert-Lewin, poi dovrei vendere qualcuno di sicuro. Nelson invece, comprandolo, non dovremmo vendere nessuno, perché lui può fare AD, AS ed ES. Quindi è il reparto di cui abbiamo più bisogno, perché comunque giochiamo con l'attaccante e i tre. Quindi uno dei quattro sicuramente avrà dei problemi. E in più Nelson è inglese e questo fa tanto per me. Quindi io provo a offrire 20 milioni per Nelson. Mi chiedono 29 milioni e 9. E beh, è tanto. Nelson è un buonissimo giocatore, ragazzi. Gli offro 25 milioni, vediamo un po' cosa ci dicono. Vogliono ancora la stessa cifra. Facciamo così, dai, 27 milioni. È una cifra alta, però ragazzi è un buonissimo giocatore, infatti loro accettano, ci manca che non accetti. Quindi andiamo a trattare con Nelson. Adesso, ragazzi, la titolarità adesso dipenderà tutto dalle prestazioni in campo, perché comunque Barro se la gioca con Loder, Nelson se la gioca con Barro, Loder se la gioca con tutti praticamente, e Evian anche lui può fare tutti i ruoli, chi altro, Minamino pure lui se la gioca comunque con Nelson. Ragazzi, si scanneranno questi, ma abbiamo comunque tutto un anno per capire chi far giocare titolari, perché lui accetta intanto, quindi altro acquisto, perfetto. E adesso, ragazzi, mi sa che abbiamo anche i soldi per comprare un altro giocatore. Voi che dite? Cioè, un Oxlade-Chamberlain a centrocampo non mi dispiacerebbe, ma non mi dispiacerebbe nemmeno, no, Mahrez no, basta lì davanti. Adesso un difensore magari, fatemi vedere. No, comunque dicevo, ragazzi, abbiamo tutto un campionato per vedere le titolarità. Cioè, ad esempio, io Barro, ora come ora, ragazzi, lo terrei come super sub insieme a Matarese, e Nelson lo metterei titolare.
perché sono fatto così, perché se vedo Nelson mi gaso un botto. Poi ovviamente Barrow ha delle caratteristiche diverse, e anzi in questo caso io non lo so, veramente non so nulla, non so nulla. Sono felice però, perché ragazzi finalmente guardate un pochino il... a parte guardate la squadra, a parte, e abbiamo ancora dei soldi da investire, cioè a parte guardate la squadra e poi guardate la panchina, perché Scuffè in porta 77. Poi Bennis lo mandiamo a crescere. Abbiamo Edmond Green che ha 19 anni, 68, quindi non è niente male. Kulusevski, l'Italian Stallion, Konsa, finalmente un bel difensore centrale. Ecco, secondo me sapete cosa? Un terzino. Sì, 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 sì ragazzi. Anzi, con questi soldi io proverei magari a prendere un terzino destro un pochino più forte di Tolian. E Tolian lo metterei come super sub, perché comunque può fare sia il terzino destro che il terzino sinistro, e secondo me ci serve per le tante partite che abbiamo in programma. Quanti soldi abbiamo? Abbiamo circa 15 milioni tenendo da parte anche il budget stipendi, sì, circa 13 milioni e mezzo. E adesso ragazzi fatemi andare a cercare un terzino destro, sinceramente non so chi possa fare al caso nostro, quindi vado a dare un'occhiata in giro, magari guardiamo tipo in Serie A qualcuno con... Anzi, andiamo a cercare le varie clausole rescissorie, perché comunque sicuramente dei giocatori hanno le clausole. Ragazzi, ci sono... cioè, nel senso, c'è Alexander Arnold che costa 65 milioni. 65 milioni! 65 milioni! A saperlo, ragazzi, compriamo solo lui. Però altri giocatori con le clausole, non lo so, no, non conviene prenderli con le clausole, devo proprio cercarlo. Allora, ci sarebbe Diogo Dalot, che io lo conosco, è giovane e cresce tanto, solo che non ho la minima idea di quanto possa costare, tra l'altro può fare DTS ed esterno destro. Non ho la minima idea di quanto possa costare, né tantomeno di quanto overall possa avere al quarto anno. Quindi ragazzi, provo a fare un'offerta con uno scambio di giocatori e potrei buttare nella trattativa magari, non lo so, la vedo dura raga, Emir, Tom Emir, non saranno sicuramente interessati, infatti, vabbè allora ti faccio un'offerta per il cartellino di 12 milioni, vediamo se si arrabbieranno. E infatti si arrabbiano. No, sicuramente costava tantissimo, raga. E tanto non saremmo riusciti a prenderlo. Raga, cercando un pochino, ho trovato questo Dimitri Mitchell del Manchester United. Mi sa che non avendo tutto sto budget assurdo, faccio un'altra ricerca, altrimenti prendiamo questo Mitchell comunque come panchinaro. Ok ragazzi, forse ho trovato la risposta alla nostra domanda. Tra l'altro con 7 milioni più o meno riesco a comprare due terzini con le clausole. Olivier Boscagli, e sì, salto e vado a comprare comunque questo giocatore, che può fare anche il difensore centrale tra l'altro. Non so minimamente il suo overall, ma tanto è preso comunque come giocatore extra, ha una clausola bassissima, quindi non so quanto possa valere, gli faccio un bello stipendio, tanto i soldi li abbiamo, lui accetta. Vediamo ragazzi, io faccio un sacco veramente questi acquisti al buio. 77 di overall! Cosa? L'ho pagato nemmeno 5 milioni, raga! E a sto punto questo Jordan Tezze io contatto. Che cosa ho contattato? Contattiamolo subito. Paghiamo la trattativa e andiamo. Cioè ragazzi, ho preso un 77 così, così a caso. Può fare anche il difensore centrale. Madonna raga, che calcio mercato. Facciamo il contratto anche a Tezze. A sto punto, se questo qua è un 72-73, non mi stupisco di nulla. Ok, abbiamo chiuso anche con lui, tra l'altro abbiamo anche 8 milioni ed è un 71, ragazzi, ma scusate, fatemi vedere a sto punto se qua
ci sia qualcuno con qualche altra clausola interessante. Gakpo non è male. Gakpo non è male, però non ce la faccio con 8 milioni e 8. Ripasserò. Tu cresci, cresci che poi ripasso. Comunque ragazzi, la formazione è completata. C'è, bah, c'è, che vi devo dire? Che vi devo dire? Guardate qua, che squadretta che abbiamo fatto, ragazzi. Guardate qui che squadretta abbiamo fatto. Abbiamo gli 80 in panchina adesso. E finalmente abbiamo una squadra tutta solida, senza punti deboli. Non abbiamo nemmeno un punto debole adesso. No, ragazzi, veramente sono troppo felice. Non mi dispiace nemmeno per Van der Heide, perché è stato veramente un coglione, Devo andare a sistemare i numeri di maglia. Allora, il 2 per Tomiyasu, vabbè sì, cultura asiatica, gli piace prendere sti numeri. Poi, Toliani il 5, no vabbè dai, allora facciamo così. Allora, scambiatevelo, scambiatevi, no, tu non prendi l'1 che ti senti forte, tu prendi il 5. E Toliani ti prende il 2, va bene. Poi, Minamino ha preso la 7, TM7. Nelson la 17, che ci può stare. E nient'altro, che abbiamo comprato poi? Teze la 22, ma vabbè, Teze un giocatore preso così a caso. E niente, Scuffè magari non la 13, ti diamo la 12 di Frilkid. No, vabbè, meglio la 1. Va bene ragazzi, oh, questo è il nostro Salford. Finiamo questo calciomercato. Poi dall'episodio di domani comunque torneremo anche a giocare le partite, ovviamente. Io sono curioso di vedere la mia squadra, cioè quanto abbiamo fatto. Allora, guardate, loro hanno fatto 111 milioni. Ah, ecco da dove cazzarola avevano i soldi. Chi hanno venduto? Hanno venduto tutti. Ecco il Burnley come ha fatto a fare i soldi. E invece, dov'è il nostro Salford? Dove sta il nostro Salford? Abbiamo venduto per 98 milioni e mezzo e abbiamo comprato per 77 milioni. Abbiamo venduto Jones, Williams, Hackman, Ogenia, Eisa e Van der Heide. Però ragazzi, abbiamo fatto, secondo me, un mercato delle meraviglie. Sheffield United interessata a Jesse Tuominen. Ma Tarese sicuramente non lo mando all'Ajax. Jesse Tuominen in prestito. Se non mi arrivano offerte per Bennis, a sto punto vai tu Tuominen. Almeno non ti lamenti, dai, va bene. Uno tra Bennis e Tuominen sicuramente l'avrei dovuto mandare in prestito. Poi mo se mi dovesse arrivare offerta anche per Bennis, 31 milioni per Danny Loader. Quel Calvert-Lewin lì davanti, ragazzi, mi fa troppa gola. Troppa gola, io tratto. Ma ve lo giuro, mi fa troppa gola quel Calvert-Lewin, perché è una macchina. A questo punto abbiamo fatto 30, famo 31, no? Però io non svaluto mai i miei players. 45 milioni, si incazzano, va bene. Calvert-Lewin resterà il nostro sogno proibito. Vediamo un pochino se riusciamo a far andare in prestito comunque almeno uno dei due attaccanti. Salford City, Loader considererebbe grosse cifre. Ho grosse cifre, t'attacchi, te lo dico. Comunque ragazzi, 3 ore dalla fine del calciomercato, Tuominen è andato in prestito, è finlandese, Bennis, io l'avevo messo in prestito, ma evidentemente ragazzi ce lo dobbiamo tenere noi in squadra, vabbè, non che mi dispiace, perché tanto quest'anno abbiamo più possibilità di far giocare un pochino tutti, dato che comunque la squadra non dovrebbe avere tanti problemi a vincere, dovremmo fare molto più turnover e vabbè, mo con i nazionali ragazzi sarà un po' un problema. Loader è diventato 83? Ma raga, cosa? Sono già cresciuti, non sto capendo. Comunque Bennis 71. E sì, vabbè, allora stai lì in panca e vedremo cosa fare. Ma io un attimo, perché voglio vedere, mi sono già cresciuti i giocatori, o sbaglio? Loader è diventato 83, cos'è che c'hai? Prestazioni di giocatori, ma gioco io, ti faccio vincere tutto. Vediamo un po' i valori adesso, chi è il giocatore che vale di più. Danny Loader 33 milioni e mezzo, beh di sicuro non sono i 44 di Van der Heide. Però, vabbè, abbiamo una squadra molto più compatta adesso, ragazzi. Ci sta. Loader già cresciuto di 2.
Ramos di 1, Scuffè di 1, Bello di 1, Tezze di 1, appena arrivato, Douglas Luiz di 1, Edmond Green, Kulusevski, Minamino, Evian, Bennis. Minamino, raga, non vedo l'ora di fare il prossimo episodio solo per provare Minamino, ragazzi. Fatemi sapere come sempre il voto a questo calciomercato. Da Z a voi tutto, ci vediamo domani. Forza Salford, ragazzi. Adesso le cose iniziano a girare meglio. Ciao, raga.